Ci siamo, è giunta l'ora di far sentire la nostra presenza, è giunta l'ora di dimostrare a tutti la nostra forza. Sabato 30 ottobre alle ore 15 ci sarà una manifestazione pacifica davanti all'ospedale di Agropoli per chiedere a gran voce la sua completa e definitiva riapertura e il rientro nella rete dell'emergenza. La manifestazione è stata organizzata dai familiari e dagli amici di Tommaso Gorga, la cui vita a soli 15 anni è stata recentemente spezzata. Non sappiamo se Tommaso si sarebbe potuto salvare, ma conosciamo come sono andati i fatti. A causa dei soccorsi tardivi e del lungo tragitto che ha dovuto percorrere l'ambulanza per trasportarlo da Castellabate a Vallo della Lucania, Tommaso non ce l'ha fatta. È di fondamentale importanza che vi sia una massiccia partecipazione alla manifestazione, per cui i cittadini di Agropoli, ma anche dei territori limitrofi, sono invitati a partecipare. Per Tommaso, per i suoi genitori, per i nostri figli, per tutti i nostri cari, per tutte le persone che ogni giorno fanno i conti con la mala sanità, per i nostri sacrosanti diritti scritti sulla Costituzione. Venite il 30 ottobre alle ore 15 ad Agropoli davanti all'ospedale e facciamo sentire ancora una volta, a distanza di 8 anni, il nostro grido. A distanza di poco più di un mese dalla tragica morte di Tommaso Gorga, il 15enne di Castellabate che purtroppo perse la vita in un incidente, un brutto incidente stradale, ci ritroviamo a continuare con la nostra azione di protesta per ottenere il nostro diritto alla salute. Sabato 30 ottobre alle ore 15 i genitori, i familiari di Tommaso insieme ai tanti amici di Tommaso che condividevano con lui la stessa passione, la passione per le moto, hanno organizzato questa manifestazione pacifica davanti il presidio ospedaliero. L'appello è quello di unirsi a noi cittadini di Agropoli, ma anche di Castellabate, per manifestare ancora una volta come 8 anni fa, nel 2013, i cittadini di Agropoli, non solo tantissime istituzioni, persone dei paesi limitrofi, scesero in strada per un corteo riguardo la chiusura dell'ospedale civile di Agropoli. Ci ritroviamo dunque dopo 8 anni a ritornare in strada per manifestare le stesse motivazioni. L'invito è quello di partecipare in maniera massiccia e di far sentire la nostra voce, il nostro grido disperato. Non sappiamo se Tommaso si sarebbe potuto salvare, ma sappiamo come sono andati i fatti. Ci sono volute più di un'ora e mezza per avere la rianimativa sul posto dell'incidente e il tempo di percorrenza per giungere al presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania è stato davvero tanto. Per questo motivo i familiari di Tommaso hanno deciso di realizzare questa manifestazione pacifica per gridare ancora una volta il diritto alla salute. E quindi l'appello è quello di unirsi a noi tutti e scendere in strada a manifestare pacificamente per la riapertura dell'ospedale civile di Agropoli, ma soprattutto per il suo rientro nella rete dell'emergenza-urgenza.